Se ci soffermiamo a guardare i quadri nella storia dell'arte, vediamo che uno degli alimenti che compare più spesso è sicuramente il pane. Tant'è vero che la sua rappresentazione è molto antica, infatti negli scavi di Pompei è stato ritrovato un affresco con proprio un panettiere dedito alla produzione del pane e un altro graffito non lontano da questa bottega recava la scritta Hic habitat felicitas, cioè qui abita la felicità, a sottolineare quanto il pane fosse e probabilmente lo è ancora oggi non solo un alimento che sostenta il corpo, ma anche se vogliamo lo spirito che dà appunto gioia. Uno dei cicli che riguarda il pane più famosi è sicuramente quello di Bologna, datato 1480, che è chiamato proprio il ciclo del pane, e tutta una serie di affreschi che testimoniano quanto il pane anche in età medievale fosse un alimento importantissimo. E poi chiaramente come non citare la fornarina di Raffaello, chiamata così proprio perché quest'ultima era figlia di un fornaio. Durante le rappresentazioni delle cene di Emmaus il pane è sempre presente sul tavolo, molto famosa è quella che Caravaggio dipinse. E poi abbiamo anche le nature morte dal 700 in poi. Poi si diffondono appunto brani di natura morta e uno di questi è il Pitocchetto, il quale rappresenta pochi elementi nelle sue nature morte, ma è sempre presente il pane. Ovviamente l'immagine del pane non si esaurisce con il 700 le nature morte del Pitocchetto, ma anche lo stesso Picasso viene immortalato in una foto dal fotografo Robert Deneau nel 1952, quando quest'ultimo, insomma, stava giocando con dei filoncini di pane facendo finta che quest'ultimi fossero proprio le sue dita, quindi a testimonianza di quanto il pane sia anche appunto l'uomo stesso. La storia comunque del grano, che è l'elemento base per produrre il pane, è certamente molto antica. Abbiamo infatti nella Mesopotamia meridionale, più precisamente nelle città di Ebla e di Uruk, tavolette che proprio catalogano la presenza del grano. Con ogni probabilità il pane nacque in Egitto quando una schiava, per sbaglio, alla pappetta di acqua e farina di grano aggiunse i residui della lavorazione della birra. Ovviamente i lieviti contenuti nella birra iniziarono la fermentazione, la lievitazione, e quindi è probabile che il pane sia nato nell'antico Egitto. I greci erano mangiatori di pane, infatti nella stessa Odissea Omero utilizza il termine mangiatori di pane come sinonimo di uomini, e chiaramente il binomio pane-uomo è assolutamente per i greci inscindibile. Addirittura i greci catalogavano ben 72 tipi di pane. Il pane che viene citato nell'Odissea viene chiamato Arto, mentre quello che mangiavano i poveri era mezza, e potremmo insomma continuare un bell'elenco. I greci inoltre erano sempre a caccia di grano e lo trovarono in abbondanza in Sicilia. Il granaio infatti della Grecia fu la Sicilia, capace di rifornire tanto la Grecia continentale quanto la Magna Grecia. E poi durante le tesmoforie che si tenevano a Siracusa si offrivano a Persefone e a Demetra pani speciali, quindi prodotti con sì la farina di grano, ma anche arricchiti con semi, miele ed altre erbe. I romani, ovviamente, avendo un impero molto più grande e vasto, non potevano approvvigionarsi solo dalla Sicilia, e quindi ampliando il loro impero faranno sì che sia la Tunisia che l'Egitto, insieme appunto con la Sicilia, siano i maggiori granai di tutto l'impero. Nella Roma imperiale si contavano addirittura 300 forni, quindi un numero molto alto per il tempo. Con la caduta però dell'impero romano vediamo che il pane non smette di essere prodotto, anzi inizia ad essere prodotto in quantità significative, sia perché chiaramente era uno degli alimenti che era alla base della liturgia cristiana, ma anche negli stessi monasteri. Ed è qui infatti che in un monastero, anzi in questo tempo, che in uno dei monasteri del nord Italia nasce il pretzel, la cui etimologia è latina, preziola, cioè era un piccolo pane che i monaci davano ai novizi
quando imparavano brani a memoria della Bibbia. Oggi è diffuso nel nord Italia e in tutte appunto le zone di lingua tedesca. A noi sembra più un ospizio, però in realtà anche il pretzel fa parte del mondo del pane. Va detto inoltre che il pane è un elemento imprescindibile, inizia infatti ad esserlo ancora di più a partire dal IX secolo, quando infatti durante una carestia alcuni contadini francesi decidono di impastare il pane con la terra e ovviamente il risultato fu abbastanza deludente, ma questo ci fa capire come ci fa capire che se mancava il pane era carestia. Inoltre vediamo che l'importanza del pane va ampliandosi anche nell'undicesimo secolo, quando infatti tutto ciò che si accompagna al pane è accessorio, tant'è vero che prende il nome di companatico, e questo infatti insomma una storia antichissima che riguarda l'uomo e il pane come un elemento proprio insomma inscindibile, tant'è vero che in alcuni paesini dell'Italia meridionale, probabilmente oggi se ne è perso l'uso, nella culla dei nascituri si metteva un tozzetto di pane per augurare proprio prosperità e abbondanza al neonato, o ancora in Calabria, ancora oggi questa è una pratica che viene appunto usata, si formano dei pani che hanno la forma del corpo delle parti che il santo ha guarito. Sono infatti dei pani ex voto che vengono offerti proprio insomma, nelle chiese per insomma, ringraziare il santo della grazia ricevuta.